L'esclusione dei benefici previsti dai dispositivi del governo Monti a favore delle imprese. Questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Angela Cortese, consigliere regionale del Partito Democratico. Anche il Presidente Caldoro ha, avuto una, ha espresso critiche piuttosto dure. Ma sicuramente le critiche vengono da anche dalla, dal Partito Democratico e anche diciamo, dalle opposizioni, perché tutto questo sicuramente mette in ginocchio un'economia che è già diciamo, in grandissime difficoltà. Il rischio è che quelli che hanno denaro oh, continueranno la loro opera e quelli che probabilmente il denaro non ce l'hanno perché agiscono maggiormente nella legalità possono veramente scomparire dal mercato delle imprese. Quindi, io penso che il governo debba. Eh, assicurare provvedimenti che non vadano a penalizzare regioni già penalizzate, perché noi siamo delle, una regione già penalizzata per quanto riguarda il debito sulla sanità, come lo è il Lazio, come lo è la Calabria, come lo sono altre regioni. Però il vero problema è che allora mi escludessero le ditte che hanno diciamo, a che fare col settore della sanità. Cioè, ci deve essere un criterio, non può essere un criterio generalizzato, che chi ha un debito in questo momento e quindi è già in difficoltà deve andare maggiormente in difficoltà. Mi sembra un criterio che va veramente contro, eh, soprattutto devo dire, le regioni meridionali. Quindi eh, ci ritroviamo probabilmente ancora una volta con un governo nordista. Ecco, voltiamo pagina, occupiamoci di trasporti. Gli armatori hanno deciso di aumentare le. Tariffe per le isole, un colpo per gli isolani, un colpo per i pendolari, un colpo anche all'industria del turismo. Come è noto, il turismo svolge una funzione importante, soprattutto in Campania, ai fini dello sviluppo. Ma Devo dire che io, conoscendo un poco anche diciamo, quello che si vive e che si muove,. Nell'Europa rispetto diciamo, ai siti turistici non sono molto preoccupata per il turismo perché il turista per il turista i 2 euro non sono diciamo, un elemento di difficoltà, ma sicuramente sono un elemento di difficoltà per i pendolari. Io quindi ritengo che questo, anche perché noi parliamo di un trasporto che in questo momento non è eccezionale. Quindi, se fosse migliorato il servizio, si spiegherebbe anche diciamo, ai cittadini e ai fruitori. Un provvedimento di questo tipo, ma di fronte ad un peggioramento del servizio, ad una difficoltà che in questo momento oggettiva, che coloro che utilizzano questi mezzi stanno rappresentando. Noi gli proponiamo anche l'aumento del biglietto. Io penso che sia giusto in questo momento che ci sia soprattutto diciamo, una rivolta da parte soprattutto dei residenti. Voltiamo ancora a pagina il quadro politico nazionale. Il flop della Lega, il dissolvimento prossimo del PDL, il galleggiamento dell'Udc, il successo del Partito Democratico per mancanza di avversari. Qual è lo scenario che si delinea per il futuro? Non penso che sia che il Partito Democratico abbia vinto. Abbiamo dimenticato Grillo. Eh? Abbia vinto per mancanza di avversari. Gli avversari c'erano, il problema è che noi abbiamo combattuto contro degli avversari. Che in un momento come questo hanno perso credibilità nei confronti degli elettori. Quindi gli elettori hanno scelto il Partito Democratico perché lo hanno scelto in quanto partito più credibile rispetto agli altri. E quindi da questo punto di vista io penso che noi non dobbiamo farci ulteriore male e quando un partito vince dobbiamo avere anche diciamo, la forza e il coraggio di dire che quel partito ha vinto e altri hanno perso. Sul fenomeno grillo io mi sono già espressa, penso che sia realmente, l'ho voluto chiamare proprio fenomeno perché penso che sia un fenomeno legato alla contingenza del momento, che è un momento estremamente difficile, è un partito che, se partito lo possiamo chiamare, un movimento che aggrega essenzialmente i giovani, i giovani rincorrono alcuni valori che non ritrovano nella politica, logicamente non li ritrovano neanche nel populismo di grillo, però li sono enunciati. Quanto siano praticati, questo non lo so, ma sicuramente vengono enunciati e vengono denunciati. Io penso che noi là dobbiamo intervenire e fare in modo che quei valori che vengono reclamati a gran voce, soprattutto dalle nuove generazioni, divengano, come deve essere, patrimonio dei partiti. In modo particolare il richiamo lo faccio al mio partito che li ha nello statuto, che li ha nei suoi documenti fondativi e quindi diciamo, ha le carte in regola per poter raccogliere diciamo, anche quello che è il, diciamo, la voglia e la volontà di cambiamento che viene dalle nuove generazioni. Il risultato delle amministrative, la polverizzazione del centrodestra, già ne abbiamo parlato in passato, è un'ulteriore conferma della fine del bipolarismo. Non credo che sia la fine del bipolarismo. Io penso che dopo queste elezioni amministrative bisognerà attendere le prossime politiche per vedere in questo arco di tempo che cosa accade realmente nel centro destra nel centro destra e nel centro in modo particolare ci sono grandi manovre ci sono aggiustamenti bisogna vedere quanto questi aggiust aggiustamenti siano nel merito e non soltanto nella forma i cittadini penso che con questo voto Abbiano soprattutto fatto capire a tutti i partiti che credono poco alla forma e molto alla sostanza. Il risultato delle amministrative ha rafforzato, secondo alcuni, la foto di Vasto, di Pietro, Bersani e Vendola insieme e Casini sembra aver perso l'effetto, il fascino del, del lago della bilancia. Io di questo sono veramente contenta, sono contenta soprattutto per un fatto che noi abbiamo bisogno di ehm, creare coalizioni che abbiano diciamo, ehm, programmi affini, non uguali, ma affini sicuramente che abbiano delle affinità nelle loro diciamo, strutturazioni. Ehm, fare delle alleanze, noi le abbiamo fatte le alleanze anche con l'UDC, devo dire, per quanto riguarda le amministrative. Il punto vero è che quelle devono essere alleanze fatte sul programma. Se, se il centro condivide il programma del candidato a sindaco della, del, diciamo del centro-sinistra, allora si aggrega su un programma, quindi c'è la condivisione. Ma se è l'addizione, perché mettiamo insieme più voti e poi non riusciamo a governare, questo non serve né ai partiti del centro-sinistra né tantomeno ai cittadini che proviamo a governare. Ecco il voto recentemente archiviato avrà ripercussioni ricadute sulla campagna. Non credo, non credo perché ogni qualvolta ci sono stati i cosiddetti inciuci non hanno mai portato diciamo, ad una maggiore stabilità di governo, non hanno portato a risultati importanti. Stiamo vedendo quello che accade in Sicilia, dove questo è avvenuto, quindi alla regione Sicilia si andrà al voto ad ottobre, quindi. Non va bene, io penso che anche in questo c'è cioè, bisogno, gli elettori devono essere rispettati. Se in questo momento l'elettore ha mandato alcune forze politiche all'opposizione, l'opposizione deve fare il suo ruolo. E non è che chi fa l'opposizione diciamo, non può influire sull'azione di governo, ha un compito che secondo me è importantissimo quanto quello di governare, cioè che è il compito del controllo e non è cosa da poco. Non è cosa da poco, soprattutto in un momento in cui siamo in grande difficoltà. Questo penso che sia un'azione che noi stiamo portando avanti nel Consiglio regionale con grande attenzione, facendo non quella opposizione urlata. Che poi non ci porta da nessuna parte. Ma quell'opposizione di merito, entrando nel merito, laddove c'è bisogno appunto di sostenere un provvedimento che fa bene alla regione Campania e ai suoi cittadini, noi siamo pronti a sostenerlo. Ma laddove ci sono appunto pastrocchi, noi non siamo disposti a sostenere alcunché. E quindi lì c'è la nostra battaglia politica e c'è il nostro voto contrario. Partito Democratico, primo partito del Paese, il risultato. Assegna un'ulteriore responsabilità a questo partito. I rapporti col governo Monti cambieranno? Io penso che i rapporti con il governo Monti eh, miglioreranno, ecco. non, non cambieranno, ma miglioreranno. Eh, anche questo governo deve rendersi conto che qualche segnale di cambiamento e di discontinuità con il passato lo deve pur dare. Se l'azione di risanamento è stata fatta e si vuole andare avanti fino al 2013 con provvedimenti che sono ormai diciamo, che sono riforme, anche riforme diciamo, di sistema del, del Paese, non possono farle senza tener conto di quello che è il parere, di quello che è il punto di vista del Partito Democratico e che molte volte non è lo stesso punto di vista del Governo.